Eccoci qua, bentornati cari amici al nostro podcast del lunedì ambientato che va in onda martedì. Lo continuiamo a chiamare podcast del lunedì, ma va in onda ogni tanto martedì. Penso, spero che ci scuserete per questi piccoli inconvenienti. Anche noi abbiamo tante cose da fare. Ciao a tutti, siamo... Oggi siamo in due, siamo il vostro solito host Edoardo e il co-host Alessia. Ciao a tutti. Che per la prima volta si fa sentire nel nostro canale. State sentendo Il Viaggio dei Libri, il podcast che vi porterà all'interno dei vostri libri preferiti nei significati più riconditi. Noi siamo scrittori, o no? Più che altro tu. Più che altro tu, ma alla fine tutti e due. Perché? Perché io scrivo e lei fa editing, eccetera, eccetera, e anche copywriting, no, copywriting non c'entra niente, copertine writing, cioè disegna le copertine. Cover. Le cover. Oh, sì, bravissima, le chiamano cover, perfetto. Quindi scriviamo dei travel books, per chi non lo sapesse, che sono dei libri, dei romanzi che sono ambientati all'interno di un viaggio e vanno letti in viaggio. Sì. Qualcosa da aggiungere in merito a questa cosa? No, perfetto. Se volete maggiori informazioni andate su www.thetravelbookexperience.com e per .com si intende .com. Oggi passiamo direttamente al tema della giornata. Il tema della giornata... sono le letture a tema. Le letture a tema, quindi è un tema che si ripete... semanticamente sì. Parlando, sì. Ok. Quindi il tema sono le letture a tema. Quindi tematicamente parlando, esatto, tematicamente esponendoci, il tema che vogliamo portare a voi, adesso la smetto subito, è proprio questo, che immagino che come molti di voi sicuramente già faranno, noi abbiamo riscoperto negli anni, nei secoli, nei millenni, la bellezza delle letture a tema, cioè del fatto che i libri sono più belli se letti entro, diciamo, il periodo pensato appositamente per il libro, o in cui è ambientato il libro, o diciamo il cui tema è molto consono a un determinato periodo dell'anno. Sì. Ti piace così? Devi sapere, lei è il mio supervisore. questo è il primo... Che è un po' il concetto poi di travel book. Che è un po' il concetto di travel book, esatto. Esatto. Per maggiori informazioni abbiamo fatto anche una puntata del podcast due settimane fa, che appunto si chiama Che cosa sono i travel book? L'abbiamo dedicata interamente ai travel book dopo quasi 10 puntate di podcast. Per chi ci stesse ascoltando dalle piattaforme digitali, sappiate che purtroppo un paio di puntate non sono riuscite, per problemi tecnici non sono riuscito a metterle appunto sulle piattaforme meramente audio, quindi non so, Spotify eccetera eccetera, ma su YouTube trovate tutte quante le puntate. Comunque questa puntata di cui parlavo, cioè dedicata interamente ai travel books, c'è sia sulle piattaforme audio che su YouTube. Infatti vi invito, già che ci sono, ad andare a visitare il canale YouTube The Travel Book Experience, perché ci sono audiolibri gratuiti e ci sono delle simpatiche puntate di approfondimento su libri vari. Bene, quindi com'è nata questa cosa? Ecco, questa è la prima puntata del podcast che ha un minimo di scaletta, mettiamola così, che se che ci sono io da solo vado a caso, come sapete. Com'è nata? Tutto nasce dall'idea della qui presente, sì. Testa del progetto, mente dietro al progetto, una mente che non mente, o no? Certo, sì. Certo, si può dire che non menti. Sì, si può dire, ok, bene, bene. Tutto è nato appunto dalla sua idea, la vuoi esporre tu o che la espongo io? Ma no, in realtà non è nata come un'idea,
È nata così. Spontaneamente. Un moto spontaneo dello spirito, lo possiamo definire. Bene, lo vuoi dire tu questo moto spontaneo? Racconto io, perfetto. Allora, un giorno io leggevo abbastanza, diciamo, sì, quando ero piccolo. Tu vuoi tagliare, va bene. Allora, niente. Scusate, io sono romantico, sono partito dall'inizio. Un giorno abbiamo deciso di leggere. No, lei ha deciso io. Di. Ah, quanto mi piace Christmas Carol! Che per chi non lo sapesse è un bellissimo libro di Dickens, e per chi non lo sapesse è il libro che parla di Ebenezer Scrooge. I famosi tre fantasmi del Natale, passato, presente e futuro. Il mio libro preferito. Che è il suo libro preferito. È un libro molto piccolo che vi consiglio di leggere, soprattutto sotto Natale. E appunto sono stato fuori con questa cosa, ma perché non ci leggiamo Christmas Carol? E Christmas Carol si legge a Natale. Ecco, cioè allora partiamo da questo presupposto. Se ci vuole leggere Christmas Carol, non leggiatelo. Fuori stagione. Fuori stagione. Perché fa male la frutta, queste, i libri fuori stagione fanno male. Si legge a Natale. Sì. Quindi ecco, sì, ecco, si può. Chiameremo la puntata di questo podcast i libri di stagione, libri stagione per stagione, e come la frutta dovete mangiare, dovete leggere solo libri di stagione. E quindi ci è piaciuta molto come esperienza, ci ha, come sì, può dire, da lì abbiamo pensato ci ha introdotto nello spirito natalizio, non di più fare letture a tema. Noi poi vediamo anche film a tema, tra parentesi, ma questo fa parte di, sì, anche, di un'altra puntata, anche un'altra puntata, sì. Quindi il secondo step, che ha sempre preso lei, perché appunto lei l'ha veramente, allora diciamo che i due periodi secondo me più si adattano alle letture a tema sono il Natale a casa, sì, e Halloween. Ok, Halloween, come piace dirlo a me. Quindi è Christmas Carol, è fisso. Ecco, sì, parliamo ecco della nostra, quindi ognuno di noi può stabilire comunque anche una routine, se non si vuole, una tradizione, no? Noi come per dice, tradizione come dice mio amore, sì, una tradizio, perché noi usiamo molto termini latini, siamo molto colti. Quindi, e possiamo parlarvi della nostra personale routine, posto che comunque cerchiamo di variare libro di anno in anno, sì, alcuni ci sono fissi, sì, appuntamenti fissi, come, sì, è come Sanremo, a un certo punto Sanremo c'è, non si può, cioè, sì, dire ah oggi non so, un anno mi vedo un film di Stallone, l'altro anno un film di Schwarzenegger, però Sanremo lo devo vedere ogni anno, sì, così ho fatto detto una banalità, vabbè. Quindi ecco, adesso la qui presente quindi ogni anno c'è fisso Natale e Christmas Carol, poi chiaramente si può anche cambiare edizione, magari per non rileggere sempre la stessa, certo. Noi tra le nostre tradizioni edizioni. C'è anche questa, quindi sì, stiamo collezionando edizioni, tutte, esatto, le edizioni di quando Christmas un giorno era, avremo perché due comunque sole. Secondo me è interessante vedere anche, sì, le varie traduzioni, è molto interessante ogni editore, certo, come l'ha tradotto, certo c'è, sì, chi per esempio ha deciso di lasciare il titolo originale in inglese, che secondo me è la scelta migliore. Poi entriamo nel merito. Vuoi esporci perché ne parleremo più in avanti, un podcast a parte specifico, perché Christmas Carol si deve chiamare così. E Christmas Carol, sì. E quindi dicevamo che l'altro periodo adatto secondo noi alle letture a tema è Halloween. E qui c'è un mondo, si apre un mondo, e questo è stato un pochino il secondo periodo in cui dopo, perché Christmas Carol era anche un po' scontato per lei, sì, dato che appunto ne parlava sempre, vedeva sempre video in merito. La cosa non è diventata, ha smesso di essere scontata nel momento in cui invece è stata proposta la stessa soluzione, che il mio amore chiama soluzio, per Halloween, appunto. Un giorno è saltata fuori e ha detto sì,
perché secondo me il libro si riesce a entrare più nella storia se sei in un determinato mood. Periodo dell'anno. Sì, o mood. Ripeto, si può dire mood. E Christmas Carol letto ad agosto per me non ha tanto senso, non si riesce a... Non coinvolge tanto, non coinvolge. Quanto nel periodo natalizio. Quindi, concordo. La stessa cosa valeva per Halloween. Giusto, giusto. E quindi cosa abbiamo scelto per Halloween? Halloween. Il primo libro che abbiamo scelto è stato Dracula. Di cui ricordiamo che abbiamo... Questo perché? Perché noi comunque rimanevamo sui classici. Sui classici, sì. Noi abbiamo l'idea che prima di leggere libri moderni al momento ci leggeremo i classici. Ora ognuno di noi ha una definizione differente diverse. Di classico. Ma insomma, il mondo quindi, è bello perché vale. Rimanendo sui classici, secondo noi il classico più classico per Halloween era Dracula. Perfetto. L'abbiamo letto, abbiamo avuto in questo senso due opinioni un po' diverse, diciamo. Perché diciamo a me è piaciuto, è uno dei pochi casi in cui mi è piaciuto più il film. A me invece è piaciuto di più il libro perché il film non rispecchia il libro. E quindi c'è un problema di non rispecchiosità. Sì. Che non è il rispetto. È bellissimo anche il film, ma non è la storia del libro. Non è la storia del libro, ma in realtà pare che sia la storia del primo traduttore islandese. Comunque, beh, questo neanche accennato per chi vuole andare a vedere tre podcast fa, mi sembra quattro, l'introduzione al gotico, Frankenstein, si chiamava Frankenstein è dolce e Dracula è stupido, perché questo risulta poi dalla sì. storia che Dracula è stupido e Frankenstein, poverino, è un tenerone. Cioè Frankenstein è il mostro di Frankenstein, vabbè, questo è un altro discorso. Quindi abbiamo iniziato con Dracula ad Halloween e da lì abbiamo detto wow, ma perché non continuiamo a fare letture a tema? Sì, ha senso, nel momento in cui questa noi piace leggere, diciamo, noi piace tesi. Leggere, vogliamo leggere, perché non seguire un filologico anche con le stagioni, le stagioni. ci sono libri autunnali, libri invernali, diciamo. Sì, allora ci sono libri che obiettivo. Secondo me si devono leggere in determinati periodi, cioè li puoi leggere quando vuoi, ma non riesci a entrare in quel clima. Queste sono parole molto dure da parte della nostra commentatrice. È un po' come leggere il travel book in viaggio. In viaggio, è vero. Sì, è vero. Lo puoi leggere anche a casa, però... Non rende nello stesso non modo. Non rende quanto. Ecco, infatti io dicevo appunto dei travel books. Per chi in questo periodo non riesce a viaggiare, può leggersi da casa, per esempio usando Google Maps, Google Immagini, o mettendoci un po' di musica di sottofondo del posto dove, tipo, adesso... Il primo travel book sarà ambientato a Parigi, la Parigi dei pipistrelli, quindi magari uno si può mettere un po' di musica tradizionale celtica o francese, non so, prepararsi un omelette, un eclipse Suzette, e nel frattempo magari se uno non può muoversi, vedersi le cose su Google Immagini, su Google Maps, ma ovviamente non è la stessa cosa. Perché non vedere anche un film? Perché non vedere anche un film? Abitato a Parigi, dici, ma io proporrei Notre Dame. Lei sta pensando a un film recente molto interessante, che è recente tra virgolette, che è Midnight in Paris, sì, di Woody Allen. E anche quello è vero, perché comunque sia il travel books che questo film vogliono dare un'idea di Parigi del passato. Il travel books lo fa molto meglio, perché Woody Allen non è un artista come me, no. Però insomma ci prova, poverino, insomma. poverino. Quindi ci sono in realtà durante l'anno varie quindi occasioni. Ogni anno ci sono libri che noi rileggiamo, esatto, sempre nello stesso periodo. Sì, in particolare, e poi ci sono delle novità, in particolare Christmas Carol. E sì. Poi sì, e poi diciamo, però quest'anno volevamo rileggere anche Dracula. Quest'anno vogliamo rileggere Dracula, più che altro lo facciamo per voi, soprattutto per
poi parlarvi della storia più nello specifico, perché al tempo non avevamo in mente di fare tutta questa cosa che stiamo facendo. Sì. Quindi ci siamo un po' scordati i dettagli, però sì, ci fa anche piacere rileggercelo. Per esempio, quest'anno cosa leggeremo in più? Allora, quest'anno Halloween inizierà prima. In realtà sta già iniziando. Sta già iniziando, perché dovendo leggere tanti libri, dobbiamo avere il tempo di leggerli. Dobbiamo anticiparci, certo. Quindi inizierà praticamente adesso. Adesso, già iniziato. E avevamo pensato di aggiungere a Dracula Giro di vite. Il giro di vite. Che è di Harry James, giusto? Sì. Harry James. Sì. Diciamo di sì. Diciamo di sì. Accordato, vai. E adesso cosa stiamo leggendo? No, questo è un libro prettamente. È Il giro di vite Dracula, libro prettamente all'Uguinesco proprio. Sì. Ora diciamo sì. Però stiamo già entrando un po' nel mood. Poi però uscendo un po' fuori dai nostri, così facendo uno strappo alle regole, sì. Sì. Siamo anche un po' ribelli noi, sì. Alle regole stesse che ci imponiamo, poi ci ribelliamo. Volevamo leggere Intervista col vampiro, che non è un classico. Che non è un classico, però è diventato un po' un cult, dai, diciamo. Un po' un cult dell'occult. Che in realtà io volevo leggere anche l'anno scorso, sì. Ma l'anno scorso era introvabile. Nel periodo di Halloween questo libro era introvabile. E appunto vogliamo anche fare, tra parentesi, degli audiolibri in tema. Okay. Ora non vi anticipiamo, però state collegati, perché ad Halloween ci sarà anche il canale rifletterà le nostre letture. E poi c'era YouTube. Un piccolino che volevamo aggiungere. No, era molto piccolo. Che era? La leggenda di Sleepy Hollow. Che anche qua molti dicono che è meglio il film del libro. Ora là sono stati fatti tanti film, quindi alla fine, boh. Io non ho visto il film, però dicono che film e libro sono due cose diverse. Ah, due cose diverse, sì. E sì, però tanti dicono anche che è meglio il film. È meglio il film del libro. Che è l'eccezione. Che conferma però la regola. Tu che dici? La conferma? Sì. Si può dire. Diciamolo, noi lo diciamo. Quindi dicevo però... Quindi, avendo... Sì. Tutta questa, diciamo, programmazione la dobbiamo iniziare Halloween molto prima, sì. Quindi vedrete anche sul canale YouTube molto presto già mezzi racconti di Halloween, mettiamola così, anche se continuerà anche un po' a novembre, continuerà fino alla metà di novembre, sì, quest'anno per noi Halloween. Anche perché dobbiamo leggere anche i racconti del terrore di Allan Poe quindi sì. Diciamo che per noi quest'anno Halloween inizia un po' prima, e anche per voi, e finirà dopo. Natale, quest'anno non abbiamo ancora deciso, a parte ovviamente, allora a Natale abbiamo due libri fissi, sì, che sono A Christmas Carol e Lo Schiaccianoci, e dobbiamo capire cosa aggiungere, perché i libri di Natale non sono così, perché il Natale è cominciato a diventare più festeggiato da un punto di vista non cristiano dal 1800. Prima non c'era neanche l'albero di Natale, per esempio. Quindi in realtà non ci sono, anzi, si dice che appunto fu proprio Dickens con... No, ci siamo dimenticati. Che cosa? In realtà uno già l'abbiamo comprato. Ah, che cosa? Yes, si hanno colto in fondo. Allora, non ricordo il titolo, ma è di Gogol. Ah, di Gogol, perfetto, Gogol, di cui vi ricordo abbiamo... È un racconto breve di Gogol. Ah, già, ce l'abbiamo, perfetto. La novità c'è. Gogol, ricordiamolo, è uno scrittore russo che è vissuto in vari posti, ma soprattutto, diciamo, è famoso per la sua visita a Pietroburgo, da cui poi Dostoevsky ha preso tanta ispirazione, e abbiamo fatto su Gogol, abbiamo letto un suo racconto molto bello, Il Ritratto, preso dalla raccolta di racconti di Pietroburgo,
e trovate questo audiolibro gratuito nel canale YouTube. E poi abbiamo anche fatto una trama, sinossi, commento raccontato in modo molto comico, molto simpatico, sempre sul canale YouTube di un altro suo racconto, che forse è il suo più famoso, Il Cappotto, chiamato sì. Il Cappotto è forse comunque, il suo più famoso. Il libro che abbiamo comprato di Natale si intitola La notte prima di Natale. La notte prima degli esami di Natale, sì. No, degli esami non c'entra. Sì. Quindi la novità piccola, perché è un racconto molto raccontuzzo. Piccolo. C'è. Raccontuzzolo. Ma dobbiamo aggiungere qualcosa. Qualcos'altro. Ecco, i nostri suggerimenti sono apprezzati. Ricordiamo che stavo dicendo appunto prima di venire così bruscamente, rudemente interrotto, che in realtà è stato Dickens a iniziare la tradizione del moderno Natale. Prima era più vista in un'ottica cristiana. Cioè, Natale era la natività di Gesù, i tre magi. Dickens. L'uomo. L'uomo che inventò il Natale, è un film che vi consigliamo di vedere. Ma questo podcast non parla del film. Però sì, è molto bello. Ma no, la definizione che gli è stata data. Sì. Cioè, a prescindere dal film. Sì, sì, sì. Scusi. Va bene, va bene. Quindi ricordiamoci di Dickens e... quindi in generale vi esortiamo a scegliere libri e a leggerli nei vari periodi dell'anno. Potete quindi leggervi dei libri romantici a San Valentino, sì, dei libri di avventura nel mare in estate, perché si va al mare, anche se non sono ambientati completamente al mare. Però diciamo i libri sui pirati, per esempio, sono nel Mar dei Caraibi, quindi c'è sempre caldo. Che ne so, potete leggervi anche Agatha Christie. Agatha Christie? In che periodo? Agatha Christie, vabbè. Non potete così, vabbè. Semplicemente perché Poirot viaggia. Poirot viaggia. Per esempio, Assassino sul Nilo. Ah, dici, quindi è molto estivo. Ah, ok, ok. Quindi noi andate prima a informarvi su dove Poirot va a risolvere il prossimo delitto e decidete di leggere il determinato. Per esempio, Assassino sul Nilo Express, ma letto di inverno, Assassini sul Nilo vale questo d'estate. Questo potrebbe aggiungere a Natale, non è natalizio. Non è natalizio, ma può essere un'introduzione, diciamo, oppure una post, un'extroduzione. In realtà ci sono vari gialli di Agatha Christie ambientati a Natale. A Natale, no, e ci sarà anche certo, un certo, non sono libri tipici natalizi, però... Vabbè, Natale con il morto, come si suol dire. Ci sta, ci sta. E ricordiamo che probabilmente ci sarà anche un travel book ambientato a Natale, non si sa se questo è Natale, però magari il prossimo, o magari questo, di Eureka, che è il protagonista, probabilmente lo ambienteremo a... dove avevamo deciso? Io avevo pensato a Monaco. Monaco di Baviera. Sì, certo, il Principato di Monaco non c'è niente tranne il casino. Sì. Quindi stay tuned. E non perdetevi niente, non perdetevi niente. E che ne dici? Direi che abbiamo analizzato bene l'argomento. Vuoi dire sì, qualcosa? Se avete suggerimenti, domande, libri sì. Per altri periodi dell'anno che noi non abbiamo ancora individuato. Sì, e anche se avete suggerimenti in generale su cosa volete sentire negli audiolibri, nella rubrica del giovedì Viaggio coi libri. Che non è il viaggio dei libri di oggi, noi giochiamo molto su viaggi e libri perché appunto facciamo i travel books e così se avete suggerimenti in generale fatecelo sapere e anche le vostre preferenze vorremmo sapere, no? Se non so, preferite leggere libri estivi a Natale o magari un modo alternativo di evadere, no? Fateci sapere, insomma. Sì. Tu che dici? Hai qualche suggerimento ai nostri ascoltatori? No. Che per ora purtroppo non sono tanti. Li chiediamo noi apposta. Vi chiediamo di interagire e va bene, allora date un'occhiata appunto alle altre puntate. Se avete tempo date anche un'occhiata al blog. E a presto uscirà il libro La Parigi dei Pipistrelli. So che lo sto dicendo da tanto tempo, ma uscirà, sta uscendo. Uscirà. Abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo, ma sta uscendo, ormai è praticamente quasi del tutto corretto. È prossimo, quindi lo troverete su Amazon e state collegati perché chi ci ascolta avrà degli sconti e stay tuned e alla prossima, guys.
Ciao.